Il 14 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 91 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ed informare sul diabete, una malattia grave, invalidante e diffusa, la cui prevalenza, secondo l'OMS, è in continuo aumento. Secondo le sue stime, nel mondo si contano circa 422 milioni di persone affette da diabete mellito, di cui 64 milioni si trovano in Europa. In Italia, su base Istat, nel 2016 si è stimata una prevalenza del diabete noto pari al 5,3% della popolazione. Stiamo parlando di 3 milioni di persone. In occasione di questa giornata mondiale a Senigallia, nella Rotonda Mare, si è svolto un importante congresso medico con la presenza di illustri ospiti e relatori di rilevanza nazionale, il cui responsabile scientifico è la responsabile dell'unità operativa di diabetologia dell'Asur Marker, Area Vasta 2, dottoressa Silvana Manfrini. I diabetici sono in aumento e dobbiamo trovare delle strategie per far sì che la loro qualità di vita e la loro condizione di salute sia conservata al meglio. In questa ottica che da alcuni anni qui a Senigallia organizziamo in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete un convegno come quello di oggi, in cui ci occupiamo di approfondire ogni anno una complicanza per mostrare sia ai pazienti che di solito invitiamo, ma anche ai colleghi, quali sono le strategie migliori, vuoi per la prevenzione, vuoi per la cura di queste complicanze. Ruolo determinante nella vita del paziente diabetico e nella evoluzione della sua malattia, tutta una serie di complicanze che una glicemia alta per periodi prolungati può portare a danni in diversi distretti del corpo. Diciamo, una serie di parenti poveri delle complicanze del diabete. Beh, la neuropatia diabetica è una delle complicanze che affrontiamo meno, un po' perché meno nota, un po' più perché più difficile da affrontare, da diagnosticare. È una di quelle un pochino più trascurate, apposta il sottotitolo è i parenti poveri delle complicanze del diabete. Ci occupiamo tanto del cuore, ci occupiamo della retina, come abbiamo sentito nella relazione, della neuropatia, ahimè, troppo poco. Un'importante testimonianza in questa giornata è stata quella di un paziente diabetico seguito dal centro che, nonostante la sua patologia, ha potuto partecipare alla maratona più famosa del mondo, quella di New York. Sono molto orgogliosa del risultato che ha ottenuto Michele. Lui è il bambino cresciuto che ho seguito tanti anni fa, aveva 13 anni quando l'ho visto per la prima volta. Fa sempre piacere vedere che, malgrado gli anni passati, malgrado l'impatto che abbia sulla qualità di vita essere un diabetico di tipo 1, questi ragazzi sono ancora pronti ad affrontare una sfida, uno sforzo che fino a qualche tempo fa ai diabetici veniva addirittura negato.